A parte un po' la specie di luce, scusateci, ma diciamo che stiamo purtroppo registrando un po' il video un po' tardi, perché comunque manca un quarto di ci dovevamo essere più veloci prima, cioè o dovevamo promuovere e registrarlo appunto prima di bagnare gli orti, però vabbè. Oggi cosa andremo a fare, visto che appunto siamo qui al campetto e appunto finalmente è tornata mia moglie dal mare, che mi ha purtroppo abbandonato per una settimana. Infatti abbiamo sofferto come non so cosa. Però appunto, io ho chiesto, ma un attimo quando torni appunto dal mare, se ti va di recuperare ovviamente del tempo perso, oltre comunque a una bella tendata, poi andremo a fare anche weekend a Bardolino ovviamente settimana prossima. Però appunto si va, cioè appunto vi volevamo far vedere. Speriamo che un po' si riesca a vedere quelle tre luci che abbiamo, cioè delle flash, della videocamera, del mio telefono e di un altro LED. Speriamo che in qualche modo si riuscirà a vedere, se no pazienza, un altro giorno faremo vedere con un po' più di luce in più. Niente, adesso andiamo a montare appunto la tenda, visto che staremo qua a dormire. Speriamo ragazzi che in qualche modo comunque si riesca a vedere qualcosina. Esatto. Allora, la tenda in teoria è questa. Sì, dal vivo, ma cioè, allora, magari per voi magari sembra una piccola, però ragazzi, Aspettate, raga. cioè, guardate dentro. Cioè, è vero, lì dentro ci stanno quattro persone, ma andrebbe Ciao, bene. amore. Ciao amore, a mia moglie, che prova subito da un piccola stanza alla tenda. Oh. Ciao amore, non mi dormire, cucciola! Non sto dormendo, sto facendo il test. Dobbiamo ancora mettere il Raga, comunque materasso. è spazioso. No, perché comunque ragazzi, comunque io quando l'avevo montata, amore, ascoltami bene, io quando l'avevo montata, quando ero andato su dall'altra parte del lago lago di Como, ovvero verso allora, non dove c'è Corico, ma dall'altra parte, c'è un piccolo campeggio. E io e i miei genitori, con il mio fratello, appunto, abbiamo provato a montare questa tenda per vedere un po', A appunto, parte che è troppo cioè, a bella, cioè. parte ragazzi, che veramente io ve lo dico, cioè, la tenda comunque è, cioè, allora, io ve lo dico, cioè, allora, da sala 15, ma è minuscola, come È l'apri, veramente è gigante. grande. Io ve lo dico, raga, non me la ricordavo così grande, non me la ricordavo così grande, sinceramente. No, è bella. Cioè, io mi ricordo proprio, amore, che in quel preciso istante dove siete, amore, Ah, proprio qua. cioè, c'era proprio il materasso che ovviamente dopo conferiremo. E lì c'era mia sorella, mio papà, mia mamma e mio fratello e io qui. E perché ovviamente giustamente per quattro, Ah, è vero. ovviamente uno che ero io, ovviamente sono stato lì. Beh. Però io ve lo dico ragazzi, ve lo dico, provate ogni tanto, se avete voi una tenda, provate ogni tanto perché è bellissimo. Io ho provato un anno, ho detto ma perché non riprovare? Ovviamente poi ragazzi, ovviamente, qua da qualche parte ci sono appunto, sì esatto, qua ci dovrebbero essere appunto, se qui, dei ganci appunto, che ce li ho in capanno, che appunto li metteremo per tenere giù la tenda, perché sennò dopo non è che scappa via, però, vedete? Vedete anche qua? Qua giustamente vanno messi i picchetti, appunto, per tenerla giù. In modo tale che almeno rimane Esatto. giù bella, cioè rimane giù. Perché poi ragazzi sembra piccola, ma se voi entrate, comunque, qua finestra che si può aprire lì. Lì pure, altra finestra. Poi abbiamo anche le varie cioè lì ci sono lì e lì ci sono le varie taschine per mettere telefoni, portafogli, quindi metteremo di tutto per evitare che ovviamente qualche gente strana entra nel campetto. E niente, ora giustamente andiamo a montare, cioè a gonfiare Il appunto il materasso. materasso e poi metteremo appunto i picchetti. Ciao, raga. Ma sì, non so se si nota molto, però pazienza, dopo ve lo facciamo vedere.
stiamo appunto compiando il materasso, che dovrebbe essere una piazza netta, quindi dai. Cioè, ma se ovviamente. Cioè, giustamente, come giusto che sia, raga, giustamente. Io e mia moglie appunto ci abbracceremo come giusto che sia di notte. Niente, allora nel frattempo di mia moglie appunto da una compiata un attimino al materasso, anche perché ci vuole 2 minuti, quindi. Ovviamente... Alla faccia sua. Vabbè dai, tanto amore, 1 minuto a te, 1 minuto io. Vai, vai, non stai compiendo amore. Io ovviamente metterò giù i picchietti, così almeno resta giù è una tinta e non ci si pensa più e basta. No raga, durante la notte per me non è vogliamo. No, però giustamente, no, non è che sicura, però giustamente sempre meglio comunque mettere giù i picchietti e basta. Amore, se vuoi certo. Tenere amore. Allora, come potete vedere, certo, è una piazza. Amore, vita. Saluta. Ciao amore, e ciao raga. Questo, allora, questo qua è il materasso che ho cominciato io. Esatto, allora, come potete vedere, allora, sì, più persone ci stanno dentro, anche per le comode. Io pensavo, cioè, come ho detto io, era 140 di lunghezza, cioè di larghezza, per 190 di lunghezza. Ho detto, io no, cavolo, è un po' stretto. Però, guardandolo dopo, ho detto no. Cioè, come l'abbiamo comprato, ho detto no. Qua, purtroppo è... No, sei riaccesa. No, perché c'è il sensore. Eh sì. Lì, come ben potete notare, abbiamo messo... C'è la tenda. I, no, i picchietti. Sì, ha messo i picchietti il mio marichino. Ciao, amore. facciamo vedere, amore, i picchietti. Allora, vai. Uno l'ho messo qua. Ah, cambio di cameraman. Cosa meno, vedete. Uno l'ho messo qua, come si può ben notare. Uno l'ho messo lì, perché vedete, poi qua ovviamente è un'altra finestrella che tanto dopo la si aprirà, cioè se no cioè, veramente si crepa di caldo, caldo già fa caldo, quindi si farà così, poi qua devo capire bene dov'è che è, invece di metterla su bisogna rotolarla e poi agganciarla lì, quindi lì un'altra finestrella, ma tanto sicuramente apriremo le finestre, qui un altro lucchetto, un'altra, come si dice, un'altra appunto, ferretto, quindi si va a 3, quindi dovrei mettere, penso un altro, sì, infatti ho sbagliato, ma ripeto, devo metterlo qua, lì. E infatti allora metterò quello lì, sì, se no dopo si rischia veramente di, cioè, a parte così potrebbe anche andar bene, sì, cioè. Qua, ah no, vedi, si è alzato qua, sì. No, è qua che non tiene. E qui non tiene. Oh miseria. Infatti non avevo messo solo il ferro, ma non avevo messo solo le cose, raga. Ora, grazie amore. Sì, ora un po' meglio. Sì. E perché bisogna proprio mettere il sorpeso. Poi uno è qua e basta. Quindi adesso metteremo dentro appunto il materassino dentro lì. Così almeno rimane giù bello fermo. E basta. Poi appunto dopo, tra un po' andiamo a dormire, non adesso ma tra un po'. Esatto. Niente. Anche le scarico, amore, la batteria. Però dai, ha retto per un video. Esatto. Quindi ragazzi, noi siamo pronti per la nostra mitica tendata. Raga, il campetto comunque mette un po' una certa inquietudine a quest'ora, eh. Beh. Buio. E beh, comunque più bello amore. No, comunque raga, noi appunto non è che appunto abbiamo detto ai nostri amici. Cioè noi ragazzi non è che non abbiamo detto ai nostri amici niente della tendata e facciamo la tendata. Però ci siamo detti. Io non sapevo neanche se si riusciva a dormire oppure no. Quindi abbiamo detto, noi iniziamo per il nostro appunto. Tesore! Noi appunto iniziamo per conto nostro a fare la nostra tendata. Se dobbiamo bene, se dobbiamo bene, allora ce lo diremo. Esatto, perché se sennò non c'è, ha senso. Esatto. Cioè... Perché sennò sai dopo magari si rischiava che si dormiva e si organizzava la tendata e poi dopo tutti magari quelli la mettono. Ehi ma Robin, ma Laura, ma non si dorme bene di qua, di su, di giù. Cioè. Quindi proviamo, però io ho abbastanza sonno, quindi. poverina. 9 ore di viaggio, no, 6 ore, no, in realtà sì, no, 9 ore sono... di viaggio, poverina. Siamo quindi sicuramente coccolerò mia moglie mentre si dormirà, sì, quindi. Certo.
niente. Quindi ragazzi, speriamo che appunto questo La video vi... nostra tendata. Esatto, vi sia piaciuto. Se così fosse, vai amore. Mettete tanti like, tanti commenti, iscrivetevi al canale. Condividete il video dappertutto, attivate la campanellina per non perdervi nessuno dei Che nostri video. caldo. Tranquillo, E amore. noi ci vediamo al prossimo video. Video, Ciao! ciao!